Grazie Presidente, grazie colleghi e grazie Governo per l'esaustivo intervento che ci lascia commossi a noi che affrontiamo questa legislatura come maggioranza parlamentare. Io vorrei spendere due parole sull'agricoltura con la certezza che da Cenerentola del passato diventi la principessa di questa legislatura. L'agricoltura, Presidente, rappresenta uno dei settori strategici della nostra economia, contribuendo col 2,1% al PIL, ma ancora più importante si colloca al secondo posto nella lista dei settori preferiti dai giovani imprenditori, costituendo quindi uno sbocco importante per l'imprenditoria giovanile. L'agroalimentare italiano è una garanzia in tutto il mondo e sono sicura che ci impegneremo affinché nuove forme di agricoltura multifunzionale ci diano l'opportunità di portare valore sociale sul territorio, di coniugare l'attività agricola con la tutela culturale, ambientale e del rilancio del turismo. Devo dire che il problema principale del rilancio del settore è tuttavia uno molto importante, la copertura dei costi di produzione, perché i nostri agricoltori molto spesso non riescono nemmeno a coprire i costi della loro produzione. La forbice del prezzo dal produttore al consumatore è la più alta d'Europa e questa distorsione economica a favore della grande trasformazione e distribuzione industriale esige e sarà fatta una rivisitazione urgente. Le cause di questa forbice sono molteplici. Le importazioni selvagge a dazio zero, che usano spesso l'agricoltura come mezzo di scambio di negoziati internazionali, senza alcuna considerazione del pesante impatto che ciò comporta sul piano economico, occupazionale, sociale e ambientale. La polverizzazione delle filiere, le piccole dimensioni delle aziende agricole che rendono particolarmente debole l'agricoltore nella contrattazione con la grande trasformazione e la grande distribuzione. Il condizionamento del mercato agroalimentare da parte delle associazioni mafiose che arrivano a stabilire i prezzi dei raccolti, gestiscono i trasporti, lo smistamento e controllano intere catene di supermercati e l'esportazione del nostro vero o falso Made in Italy. Sono sicura che questo governo affronterà le sfide più importanti e le risolverà e queste saranno soprattutto a livello europeo, a partire da un ripensamento sugli accordi commerciali, sia bilaterali che multilaterali, che spesso traducono la formula del libero commercio con una feroce competizione sui prezzi, sui diritti dei lavoratori e sull'ambiente. Le politiche di cooperazione devono esportare risorse, tecnologie e diritti e non importare schiavi e sono sicura che questo governo si impegnerà in questo senso. A questo proposito, nella nuova legislatura dobbiamo lavorare per rendere più efficace e stringente la legge contro il caporalato, a cui noi abbiamo collaborato attivamente nella scorsa legislatura. Dobbiamo agire sulla rete per il lavoro agricolo di qualità e adoperarci, e qui mi rivolgo al neo ministro del lavoro, per realizzare un efficace e virtuoso incontro della domanda e dell'offerta, soprattutto per i lavoratori agricoli stagionali, che non sempre incontrano in maniera virtuosa i loro datori di lavoro. Dobbiamo garantire ai lavoratori agricoli condizioni dignitose di vita, non quelle che si trovano nelle baraccopoli, e ci ha ricordato il nostro neopresidente del Consiglio la tragedia recente. Ma il caporalato, oltre a essere una orribile violazione dei diritti umani, genera anche una competizione sleale tra imprese disoneste e imprese virtuose, a danno di queste ultime che devono essere supportate e aiutate in maniera efficace. Bisognerà promuovere forme di aggregazione tra gli agricoltori, nuovi accordi di filiera che diano maggiore forza al settore primario e maggiore forza agli agricoltori nella contrattazione con la grande distribuzione. Dobbiamo pensare anche a forme di etichettatura trasparente dove sono segnalati tutti i passaggi della filiera, dove si possano monitorare, dove il consumatore possa monitorare i relativi passaggi e gli incrementi di prezzo, e dobbiamo fare in modo che il Made in Italy sia rilanciato anche da una diversa forma di protezionismo, quello che noi vogliamo chiamare protezionismo culturale. Ma affinché il consumatore possa scegliere un prodotto italiano è necessario agire in sede europea modificando la normativa attuale che prevede come luogo d'origine il luogo dell'ultima trasformazione sostanziale, non dove è stata prodotta la materia prima.
Siamo sicuri che noi tuteleremo il made in piuttosto che il made by, perché le nostre produzioni agroalimentari sono di qualità e di pregio non solo per la modalità di produzione, ma anche per la stupenda peculiarità dei territori di origine. I nostri agricoltori sono oppressi da una selva di adempimenti burocratici, da difficoltà di accesso al credito e da un drammatico e inefficace meccanismo di accesso ai fondi europei. Per questo, nello sforzo di una semplificazione legislativa, non potrà mancare una rivisitazione di tutte quelle norme che riguardano le imprese agricole e una riorganizzazione efficace e puntuale dell'agenzia che eroga i fondi europei all'agricoltura. Ma la questione più urgente che questo governo si troverà ad affrontare in sede europea è quello dei tagli al settore agricolo italiano, previsti nel quadro finanziario 2020 e 2027, che purtroppo ammontano a oltre 1,8 miliardi di euro. È una cifra enorme che rischia di creare danni al settore. La Commissione europea, a nostro avviso, deve essere indotta ad abbandonare la strada dei tagli lineari e indiscriminati, che andrebbero a vantaggio delle grandi aziende che spesso usufruiscono con la politica agricola comune di soldi solo per operazioni contabili. Quindi mi azzardo di chiedere affinché si faccia pressione, affinché la riforma si concentri su un'allocazione attenta ed efficiente delle risorse, con ricadute che curano l'ambiente e la società. In un progetto di legislatura che mette al centro la legalità non può mancare una lotta efficace contro il fenomeno, ahimè, molto triste, delle agromafie. Il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie è salito nell'ultimo anno a 21,8 miliardi di euro, 21,8 miliardi di euro, il 30% in più rispetto all'anno precedente. La filiera del cibo, della sua produzione, del trasporto, distribuzione e vendita è divenuta una delle aree prioritarie di investimento della malavita. La malavita si appropria in questo modo di vasti comparti dell'agroalimentare, dei guadagni che ne derivano, distruggendo la competitività legale, soffocando l'imprenditoria onesta, ma anche compromettendo in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti a danno dei consumatori, minando l'immagine dei prodotti italiani e il valore del Made in Italy. Un giro d'affari che purtroppo lo Stato combatte con armi spuntate, perché le normative attuali risalgono al secolo scorso e richiede perciò uno sforzo condiviso, largamente condiviso, per approvare in tempi brevi una normativa più attuale ed efficace di contrasto al fenomeno delle agromafie, che tanto effetto hanno anche sul fenomeno del caporalato. Insomma, abbiamo per l'agricoltura italiana una lista dei desideri ambiziosa, come ambizioso il progetto complessivo di questa legislatura, che sono sicura che avrà un esito fenomenale. Realizzabile tuttavia con un impegno a mantenere la centralità del confronto parlamentare, come ha suggerito il nostro Presidente del Consiglio, per il raggiungimento degli obiettivi in un'interlocuzione virtuosa e costruttiva tra tutte le forze politiche del Parlamento con il Governo nel rispetto della nostra bellissima Costituzione. Io vi ringrazio e auguro buon lavoro a tutti noi.